Amici di Lemine News Visit Lemine, estate in festa 2021, siamo ad Almenno San Salvatore e siamo in compagnia del sindaco Michele Sacchielli. Michele, finalmente dopo un periodo difficile, delle prime serate di aggregazione, di ritrovo e di festa con la popolazione, come sono andate? Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Lemine News per questa intervista. Finalmente, dopo più di un anno, usciamo dal tunnel e riusciamo a fare qualche festa all'aperto. Le serate sono andate molto bene, tutte e tre le serate, è sempre pieno. Voglio ringraziare i miei assessori, i miei collaboratori e un ringraziamento particolare alla parrocchia degli Almenno, nella persona del suo presidente Pietro Rota e tutti i volontari, Croce Azzurra, Carabinieri in congedo, polizia locale e anche l'impresa che ha montato il palco. Sono stati 3 giorni impegnativi, però finalmente, dopo anni di buio ad Almenno, abbiamo cominciato a vedere un po' di luce. Finalmente Almenno è tornata viva. Vivere il paese vuol dire organizzare, vuol dire coinvolgere gente, vuol dire partecipare, fare partecipare la cittadinanza. Grazie Michele. Grazie, grazie a Lemine News, buona serata. Siamo ancora presso l'area feste di Almenno San Salvatore, estate in festa 2021 e ci ha pregiato della sua presenza l'assessore Paolo Locatelli, che è l'assessore alle politiche giovanili e allo sport. Allora Paolo, come sono andate queste serate? Allora, come ha appena detto il sindaco, siamo usciti da un lungo periodo buio e finalmente siamo riusciti a fare qualcosa. Noi da subito ci eravamo proposti per organizzare eventi in paese, sagre e feste, purtroppo poi quello che è successo lo sappiamo tutti, certo, non ce l'ha permesso. Adesso la nostra idea e la nostra iniziativa è quella di promuovere più iniziative possibile da qui in avanti. Adesso avremo 2 serate di difesa personale, una con gli acrobati in piazza entro la fine di luglio, e stiamo pensando qualcosa per agosto. Poi per l'anno prossimo abbiamo già in mente parecchie idee per rilanciare il nostro paese, per portare tutta la nostra cittadinanza in piazza a divertirsi e a stare tutti uniti, che questo credo che dopo questo lungo periodo sia una cosa bellissima e che la gente sta cercando, come abbiamo visto in queste 3 serate. Ovviamente ricordiamo tutto in sicurezza e nel rispetto. In sicurezza con le normative Covid e quant'altro, questo è chiaramente fuori discussione. Quindi vi aspetto tutti i cittadini alle nostre grandi iniziative, ringrazio lei, ringrazio voi, ringrazio tutti i nostri sponsor e tutti quelli che ci hanno aiutato in queste 3 serate. Grazie ancora e vi aspetto numerosi e viva il futuro, speriamo. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Com'è andata la serata? Benissimo. Sei trovato bene? Sì. Ti è piaciuta come è stata organizzata? L'organizzazione è stata bellissima. C'è il Trocadero, c'è il campo base là. Grazie. Prego. Grazie, ciao. Ci prova,
siamo sempre ad Almeno San Salvatore, state in festa 2021 e siamo in compagnia del presidente della Proloco degli Almeno, Pietro Rota. Ciao Pietro, ciao Marco. Grazie. Bellissima festa, ho visto. Non so, dei tre giorni davvero molto belli. E ringrazio il Comune di Almeno San Salvatore, che con cui abbiamo fatto questa convenzione, come mai sapete, e questo è il primo evento che abbiamo fatto insieme, quindi siamo molto soddisfatti perché sono stati tre giorni davvero intensi e tutti molto partecipati, sarà tutto molto partecipate. Già venerdì sera abbiamo fatto il concerto con il Baraonda e c'era davvero moltissima gente, nel rispetto alla normativa sempre, perché purtroppo, come sapete, bisogna rispettare un certo tipo di persone. Non abbiamo fatto, abbiamo visto all'ingresso c'era un filtro con del personale volontario che misura la febbre, prende i nominativi per il tracciamento. Non è più obbligatorio nei nominativi né la temperatura, ma il sindaco Sarchielli ha voluto giustamente comunque fare questa, adottare questa procedura, che è quella più restrittiva che c'era prima, giustamente per evitare qualsiasi tipo di... È sempre meglio essere un po' più restrittivi piuttosto che... Quindi abbiamo fatto il filtro, c'erano appunto, ringraziamo i carabinieri in congedo, la Croce Azzurra e tanti volontari che si sono impegnati, ci hanno dato una mano per fare questo filtro agli ingressi, per provare la temperatura. Quindi venerdì sera il concerto, molta gente. E sabato sera abbiamo dedicato la serata alle famiglie, che c'era un film, un cartoon, e anche ieri sera c'era davvero tantissime famiglie, tantissimi bambini. Stasera la partita, e dove c'era davvero tanta gente, abbiamo cercato di far sedere ai tavoli le persone o con il loro nucleo familiare, e qualcuno, ovviamente lo spazio enorme, ci è seduto ai lati e non c'è alcun tipo di, nonostante ci sia molta gente, ma vedo che non c'è nessun tipo di assembramento e rischio per il contagio. Perfetto, grazie Pietro. No, grazie a voi e grazie al Comune Almeno San Salvatore, ringrazio il sindaco Sarchielli, ringrazio Paolo Locatelli che hanno organizzato nei dettagli questo evento, e abbiamo cercato di dare il nostro contributo, e penso che, speriamo che ci sia una serie di tanti eventi insieme nei due Almeno, e continuiamo a collaborare tutti insieme. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Buonasera a tutti, questa prima edizione di Estate in Testa è un bellissimo esempio di sinergia e collaborazione tra amministrazione comunale, Proloco e realtà commerciali almennesi. La vorrei definire un momento di rinascita per la nostra comunità dopo il periodo tanto difficile vissuto a causa dell'emergenza Covid-19. Un momento di rinascita soprattutto per le nostre attività commerciali, che abbiamo voluto coinvolgere in primo luogo nell'organizzazione di questo evento, offrendo a loro la possibilità di esporre i chioschetti per la ristorazione con tutte le ottime prelibatezze che avete trovato in queste serate. Estate in Testa vuole essere altresì un momento di rinascita per la nostra bellissima Almeno e per tutti i nostri concittadini. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno collaborato per l'ottima riuscita di questa bellissima manifestazione. Grazie.